Buongiorno a tutte e a tutti. Anche oggi abbiamo un incontro con Jessica Gualtieri, che Buongiorno a è tutti. una mia amica, un avvocato giovanissima, però un avvocato di altri tempi, diciamo di quelli che stiamo andando, speriamo di no, in via d'estinzione, che tra le tante cose, l'aspetto più importante anche per il quale è qua, è che è stata referente per lo sportello di Cassa Forense unitamente al delegato della cassa. Quindi diciamo stiamo parlando di una persona assolutamente qualificata per parlare di cassa, che è un qualcosa che dovremmo parlarne, e Jessica ne parla ogni giorno, per 4 anni, mentre invece spesso l'argomento cassa spunta solo in determinati momenti. Ci sono tante cose che io volevo chiedere anche a Jessica. Andiamo subito al sodo. Ad esempio, la prescrizione, perché l'altra volta mi spiegavano: sì, è vero, c'è un problema di prescrizione, però poi c'è un problema di pensione. Che significa questa cosa? Sì, intanto grazie per avermi invitata, grazie all'avvocato D'Antona, Grazie all'avvocato Davide Tutino, sempre. grazie all'avvocato Davide Tutino, all'avvocato Coti e a tutti coloro che giornalmente si spendono appunto per l'avvocatura, perché questo è il senso un po' di quello che facciamo e del tempo che mettiamo a disposizione dei colleghi. Sì, la prescrizione è un argomento molto molto importante ed interessante. Su questo argomento ho ricevuto parecchie richieste di chiarimenti e abbiamo parlato con tanti colleghi perché ci sono state tutta una serie di accadimenti che sono stati diciamo poi pagati, io dico, a caro prezzo al momento della chiusura diciamo, del rapporto di libera professione e della richiesta di pensione. Come tutti sappiamo, il termine di prescrizione per quanto riguarda i crediti relativi a Cassa Forense, quindi il debito dell'avvocato per quanto riguarda i contributi da versare, è di 10 anni. Che cosa è successo nel tempo? È successo Diamo per che scontato che tutti gli avvocati e le avvocate che ci stanno ascoltando sappiano cos'è la sicuramente, prescrizione. stiamo parlando con dei colleghi e quindi non c'è problema non c'è da approfondire l'argomento, diciamo, ecco. Quindi questo termine di prescrizione decennale che cosa significa? Che scaduto questo momento, diciamo, di tempo tra il momento in cui si dovrebbe versare il contributo e il momento in cui la cassa lo può richiedere, non è più possibile richiederlo. In realtà cosa succede? Se questo importo non viene versato e quindi si agisce anche giudizialmente perché ci sono stati parecchi colleghi, non solo nel nostro distretto di Catania, ma in tutta Italia, che hanno agito appunto per far valere la prescrizione di questo credito relativo appunto a Cassa Forense e hanno vinto, quindi hanno avuto delle sentenze E positive quindi di uno in teoria è accoglimento tutto bello con contento. Che passaggio in bello! La giudicato. cassa mi ha chiesto Ok, un'annualità una, due, che tre, mi ero quelle che apparessero, scordato, ok, non le gliele devo dare. E questo è l'aspetto fintamente positivo, ok. perché me l'hanno spiegato appunto, me l'hai spiegato tu l'altro giorno. Andiamo poi a Spiegamelo. vedere cosa succede al momento in cui si fa la richiesta di pensione. Ovviamente quello che è stato dichiarato per scritto non è più esigibile da parte di Cassa Forense, non può essere più pagato a nessun titolo, quindi non può essere più versato a nessun titolo. E quindi a questo punto che cosa succede? Succede che quell'anno non viene conteggiato ai fini pensionistici, per cui si pensa di avere un tot numero di anni che consente appunto di accedere al regime pensionistico, in realtà questo numero di anni non c'è. E preciso anche un'altra cosa, anche il pagamento parziale, quindi il mancato pagamento di una parte di quello che è dovuto per l'annualità, comporta che l'anno non viene conteggiato, non viene conteggiato. Quindi abbiamo una carenza di 1, 2, 3 più anni, quindi non solo col passaggio in giudicato della sentenza, anche col pagamento parziale. Perfetto. In ogni caso poi uno può fare ricorso anche quando ha ragione, ma qual è il giudice competente? Perché ogni tanto c'è stato. A chi vanno impugnate le cartelle esattoriali per. Giudice competente, attenzione perché qua noi abbiamo, diciamo, delle differenze riguardo appunto alle cartelle esattoriali. Abbiamo visto soprattutto anche ultimamente, questo
mi preme dirlo, c'è stata, diciamo, un condono fiscale relativamente alle cartelle esattoriali con importi al di sotto dei 1000 euro. Sì. Cosa c'è al di sotto dei 1000 euro? Ci sono, diciamo, parti di, appunto, di importi annuali, magari delle differenze contributive con delle sanzioni, eccetera, eccetera. E a quel punto, una volta che c'è stato il condono, quella cartella esattoriale, per esempio, non è più visibile all'interno del sistema dell'ente di riscossione, cioè non c'è più fisicamente, ma il debito comunque rimane, perché viene annullata la cartella, non è che viene annullato il debito. Non so se Sì, sono chiara sei nella stata differenza. chiarissima. Quindi cosa succede? L'avvocato non vede più la cartella, dice evviva, questo importo non lo devo più pagare. In realtà rimane il debito con la cassa. Per quella differenza contributiva, stiamo facendo un esempio a caso di come potrebbe essere anche qualcos'altro, dico a quel punto cosa succede? Che l'annualità a cui si riferisce quell'importo non è un'annualità che viene conteggiata. Ugualmente, perché vige sempre il Quindi, principio che l'annualità deve essere versata per intero. quindi senza fare il contestatore sempre, diciamo che la cassa non ti regala niente, quindi anche quando ti annullo una cartella, come è stato fatto perché era sotto una certa cifra, comunque te lo fa scontare da un'altra Diciamo che parte. l'annullamento non dipende dalla cassa forense, è Perfetto, dipeso è da un certo, intervento giustissimo. legislativo e normativo, per cui diciamo, esula, non è la cassa che ti ha condonato, è Sì, stato perfetto. un discorso fatto per altre Però la finalità. cassa, quei Però il soldi da debito, qualche... esatto, il debito Perfetto. rimane. Quindi in questo caso però si può fare il versamento volontario, cioè Ok, ho dire, capito. si parla con cassa forense, si chiede se ci sono delle differenze negli importi non versati ma dovuti, e a quel punto la cassa accetta il versamento. A differenza invece del discorso che abbiamo fatto prima relativamente, per esempio, alle sentenze Alla passate, prescrizione. esatto, passate in giudicato, e quindi quelli purtroppo si perdono in ogni caso. Quindi anche là, diciamo, se dobbiamo impugnare una cartella, non dobbiamo solo impugnarla perché quel debito pensiamo che non dobbiamo più darlo, ma perché a monte riteniamo che quell'imposizione sia sbagliata. Quindi non. Sì, se c'è un problema relativo alla quantificazione è un discorso, ma questo può essere fatto valere anche nei confronti della cassa come un accertamento, diciamo, di chiedere un accertamento preventivo. Si può fare, cioè è un discorso che va, a mio modestissimo avviso, affrontato in maniera diversa. Cioè, se si ritiene che ci sia una differenza dei calcoli, per esempio viene richiesta una differenza contributiva relativa, che non so, a una presentazione di un modello 5 che non risulta poi in correlazione con la dichiarazione dei redditi, perché di solito Ma il giudice queste sono competente chi le è il giudice del lavoro? no, sempre dal giudice ordinario dipende cosa si impugna. Attenzione, la cartella esattoriale si impugna davanti al giudice competente per il discorso tributario. Sì, no, sì, scusa, hai ragione. Senti un'altra cosa, La prescrizione è un altro discorso. c'è un aspetto della cassa, e così andiamo un attimo a concludere, che io vorrei che tu esprimessi una tua idea, anche perché ripeto, Jessica, tu sei una persona molto educata e per tante cose, oggi si direbbe anche troppo educata. E io vorrei che tu, siccome so qual è il tuo parere su questa cosa, vorrei anche che lo dicessi a tutte le avvocate e gli avvocati che ci stanno ascoltando. Se io mi cancello, tu pensa a tutti i colleghi che hanno ritenuto di fare delle altre scelte, ci sono pure i miei fraterni amici che lavoravano bene e che hanno ritenuto di fare altre scelte legittimissime e a volte li posso pure invidiare. Questi, cancellandosi dagli ordini, cancellandoli dalla cassa, perdono tutti quei contributi che hanno dato. Al di là che il fatto che è stato introdotto con una legge dello Stato, ma questo discorso, secondo te, è un discorso legittimo, ingiusto, non opportuno? Allora, questo è un argomento scottante, stiamo toccando in questo momento un argomento scottante, perché il discorso dei contributi versati, che poi non danno ovviamente luogo ad un trattamento pensionistico neanche minimo, ovviamente sono degli importi che vengono perduti. In realtà, come la maggior parte degli avvocati sa, fino a una decina di anni fa, forse anche qualcosina in più in realtà, non era così, nel senso che dopo aver versato per 15 anni i contributi a cassa forense, se per un motivo qualsiasi, vuoi un concorso, vuoi un cambio
regime di vita, Vittoria al una vittoria al Superenalotto, Superenalotto, turista per esatto. una vita. Esatto, si poteva richiedere la restituzione di quanto versato, ovviamente senza interessi È e giusto. senza null'altro. In realtà con la riforma de Till questo è stato, diciamo, modificato e adesso chi ha versato e non raggiunge poi il limite previsto anche per il trattamento minimo pensionistico, quei contributi li perde. Cosa dire? Direi che è un argomento sul quale sarebbe opportuno intervenire, anche perché ultimamente, soprattutto negli ultimi anni, abbiamo visto che moltissimi avvocati hanno fatto delle scelte professionali e di vita anche diverse. Negli ultimi 2 anni addirittura con tutti i vari concorsi relativi alle posizioni all'interno delle cancellerie e anche altro, diciamo, c'è stato, diciamo, un importante cambiamento dovuto anche alla crisi della professione, inutile negarlo, e alla crisi appunto soprattutto della redditività della professione. Sì, io direi che questo è un punto sul quale bisognerebbe riprendere a discutere. Bisognerebbe riprendere a discutere perché ci sono tante, tante situazioni che ovviamente lo richiedono. Va bene, io penso che possiamo completare qua. Grazie all'avvocato Grazie a Jessica voi. Gualtieri, grazie a Davide Tutino per la splendida regia e ci vediamo alla prossima.